Kai 377, oggi saliremo a Casera Chiampis. Eccola qua, 1234 metri, un percorso abbastanza lungo, 9 km, che non presenta particolari difficoltà. Saliremo di 850 metri e saliremo di 150. Tutto il dislivello consiste sostanzialmente nell'ultimo chilometro, che è l'unico tratto impegnativo del percorso. L'altipiano è davvero spettacolare e il torrente Vielia è degno di merita fotografie per i disegni che le sue acque realizzano. Buona camminata. Tramonti di sopra, località Maleon, andiamo ad iniziare il sentiero di oggi che risponde al numero CAI 377 diretto a Casera Chiampis. Sentiero in corso di manutenzione, ottime condizioni, sale dolcemente nel bosco. Incontriamo il sindaco di Tramonti di sopra, Giacomo Urban, camminatore. Sindaco, un tempo questi sentieri erano utilizzati per dei pastori, dagli allevatori. Certo. Adesso praticamente tocca prendere una ditta a pagamento per la loro manutenzione. Esatto. Che futuro ci può essere per la montagna così lasciata ormai all'abbandono? Io dico che questi sentieri una volta erano funzionali alla popolazione, per cui passavano le greggi, passavano gli animali, c'erano le stalle. Adesso, secondo me, io voglio che i sentieri, anche come amministrazione, sistemarli un po' tutti per far passare gli escursionisti, per avere un turismo in questa valle. Anche ieri sono passati tanti camionisti che da Chiampis vanno giù la Forra del Vielia, quindi per noi è fondamentale questo turismo lento di persone che passano e si fermano anche in paese, quindi questo per me è lo sviluppo. Passiamo accanto muretti a secco, qui insisteva un tempo una stalla di cui si vedono ormai solo, più con l'immaginazione, i muri. Eccoli qua. E dopo un chilometro e mezzo siamo piacevolmente saliti di 200 metri e siamo nei pressi della forca del Rovin. Una forcella a circa 700 metri che ora valichiamo e ora dovrebbe attenderci un pezzo di traverso. Abbiamo finora percorso 2 km, il sentiero decorre assai piacevole in una leggera discesa. Passiamo attorno ad un inizio di un canale, c'è una protezione con delle corde di acciaio. Obla! Arriviamo nei pressi di un ricordo commemorativo. Passaggio con una breve corda che aiuta a non aver paura in questo tratto leggermente esposto su una canalina. Altro tratto con una protezione, leggermente esposto con un piccolo salto, ma per il resto direi che sentiero in ottime condizioni e facilmente percorribile. Passerella, caverna. Abbiamo percorso fin qui 3 km, ci stiamo addentrando nella gola del torrente Vielia che sentiamo risuonare qui sotto. Fin qui la percorrenza
davvero sia molto agevole che molto piacevole, proseguiamo in direzione di Casera Chiampis. Targa commemorativa di Marco Pradolin, un ragazzo che, se non sbaglio, verso il 2015 aveva trovato la morte pescando sul torrente Vielia. Poco dopo troviamo l'indicazione per Stalle Valleai, un sentiero praticamente abbandonato che conduce dall'altro lato del torrente, dove fino a una cinquantina d'anni fa erano attive due grandi stalle. Ora qui vedo che troviamo un punto d'acqua, finora non l'avevo mai trovata. Una simpatica sorgentina, anche se in questo periodo ha piovuto parecchio, per cui non darei garanzia che in altri periodi dell'anno ci sia sempre acqua. In ogni caso, per quanto riguarda l'acqua, non credo avremo problemi, perché qui decorriamo proprio a fianco del torrente Vielia. Abbiamo percorso 4 km, la nostra camminata continua, sempre facile e piacevole su un percorso in debole salita ma ondulato, quindi anche con qualche discesa, quindi un po' a saliscendi. Finora siamo saliti solo circa 300 metri. Eccoci arrivati al 5° chilometro. Ora sembra che i metri da guadagnare siano in aumento, siamo saliti finora di 450, ma la percorrenza è sempre stata finora semplice e comoda. Proseguiamo in un bellissimo sottobosco di faggio e andiamo avanti. Salita continua, veramente spettacolare. Siamo accanto a dei ruderi, chissà cos'era. Siamo arrivati al 6° chilometro, siamo saliti di 550 metri, sempre comodamente. Il 5° chilometro in effetti è il più spettacolare per le davvero bizzarre ed incredibili evoluzioni che con mille rivoli e crescatelle il torrente Vielia disegna. Nei pressi di questa grande cascata inizia il tratto finale, in cui la salita si fa un po' più impegnativa. Eccoci arrivati a 7 km, stiamo salendo la parte, in effetti questa è l'unica parte un po' più impegnativa, in cui la pendenza si fa un po' più accentuata, anche se mai seriamente difficile. Dovrebbe essere l'ultimo chilometro prima dell'arrivo a Casera Chiampis. Dalla partenza siamo saliti di 650 metri. In effetti siamo arrivati all'ottavo chilometro ed è in assoluto il più impegnativo, quello dove si svolge praticamente tutta la parte di salita. In lontananza ci sembra di vedere uno slargo, una radura, dovrebbe essere a quota 1100. E con l'ottavo chilometro siamo saliti di 850 metri.
sorgenti del torrente Velia nei pressi dell'altipiano di Casera Chiampis. Ed eccoci arrivati al pianoro dove dovremo trovare Casera Chiampis. Ed eccoci entrare nella spettacolare conca di Casera Chiampis. Davvero notevole. Ed ecco che la nostra camminata finalmente si conclude. Abbiamo percorso 9 chilometri, siamo saliti di 850 metri e discesi di un 150. Bellissimo altipiano, questo di Casera Chiampis che vediamo ormai in lontananza. È davvero spettacolare la cornice che la circonda. Ed ecco che arriviamo al bivacco Malga Chiampis, 1234 metri, un bivacco, un tavolo, 8 posti letto, un altipiano davvero spettacolare, da cui vediamo che sentiero 386 porta alla Forcella del Frascola e quindi a Frassaneite e Tramonti di Sopra, mentre da questo lato del Monte Frascola ora due.